Buonasera a tutti, consueto appuntamento dal palatenda di Santa Teresa con le ragazze della pallavolo, più precisamente della Mediterranea Volley Spoltore. Questa sera siamo con l'opposto, Giusy Caldarola. Ciao Giusy, buonasera. Buonasera. E con la centrale Federica Di Pietro. Ciao Federica. Allora, cominciamo da Giusy, che diciamo è la veterana, tra virgolette. E al secondo anno qui a Spoltore. Domenica c'è una partita importante contro Chieti. Che gara sarà? Sarà una gara difficile visto che all'andata ci hanno dato via da torcere, quindi dovremmo impegnarci ancora di più come squadra, come abbiamo fatto fino adesso, ma di più. Comunque, tutto sommato, questo campionato più che soddisfacente il cammino finora. Fino adesso, voglia, sì, come no, ci sta dando belle soddisfazioni. Quando abbiamo dei cali di attenzione, dobbiamo migliorare, però ci stiamo lavorando. Dall'alto della tua esperienza, hai notato una crescita rispetto allo scorso anno e pensi che questa squadra possa ancora crescere? Sì, allora, partiamo dal presupposto che è una squadra nuova che si è formata quest'anno con un team totalmente diverso dalle ragazze agli allenatori, insomma, il supporto da parte della società c'è sempre, quindi si può sempre solo migliorare rispetto all'anno scorso, rispetto al prossimo anno, c'è solo da lavorare tutte insieme. Grazie mille, Niente. Giusy. Federica, passiamo a te. Allora, il primo anno qui a Spottone. Innanzitutto, come ti trovi in questa nuova avventura? Mi trovo molto bene, soprattutto con le compagne, c'è una grande squadra, riusciamo a sopportarci l'una so con l'altra e a ogni problema riusciamo anche a parlare tra di noi senza nessun cioè, senza nessun problema e riusciamo anche a essere più unite, sia in campo che al di fuori ed è una cosa molto bella secondo me. Tu sei al primo anno che ascoltore, fino allo scorso anno giocavi con la Robur Pescara, una società che insomma non ha bisogno di presentazioni, che è una lunga tradizione e una lunga storia. Tu pensi che lo Spoltore, società giovanissima, possa riuscire a ottenere i risultati che riuscì a ottenere la Robur Pescara? Sì, secondo me sì, perché non solo noi siamo una squadra molto valida, ma anche la società ci dà delle grandi opportunità e credo che riusciamo a ottenere non solo gli stessi risultati, ma anche andare Sei pentita di aver lasciato Pescara? meglio, secondo me. No, no. Ti trovi bene a Spoltore? Sì, molto bene. Benissimo. Domenica, stessa domanda che ho fatto a Giusy, contro Chieti, che partita ti aspetti? Sarà una partita molto dura, ci sarà tanto filo da torcere. Però credo che riusciremo a combattere questa nostra nuova avventura contro le Chieti. Sì, naturalmente speriamo che domenica le nostre ragazze possano portare a casa una bella vittoria per chiudere al meglio questo anno solare e poi ricominciare all'anno nuovo senza magari poi durante il periodo di Natale sederci o No, esagerare con le penso abbuffate che perché continueremo ad allenarci. sì, Questo non si è abbassa. l'obiettivo. Quindi niente, la tensione non si No, abbasserà per no, niente, nemmeno durante perché le feste. l'anno nuovo abbiamo due sfide belle importanti che ci aspettano proprio inizio anno, quindi dobbiamo lavorare ancora di più adesso che siamo in pausa. Quindi coach Peluso ha deciso Non si sa ancora, però di ridurre al minimo le festività. speriamo che non glielo stiamo suggerendo. Benissimo, benissimo. Allora, noi ringraziamo le ragazze, Giusy Caldarola e Federica Di Pietro. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana perché il nostro spazio dedicato alla pallavolo non si fermerà mai. Buona serata a tutti e appuntamento domenica qui al Palanora di Santa Teresa, ore 18:30 contro Chieti. Arrivederci.